Intanto la mia delusione è di non vedere l'albero girante. Sì, davvero. Protagonista sui social. Esatto, molto protagonista sui social l'albero di Natale di suo marito, anche perché volevo alzare la palla per dirle, ma sono anche le palle di Natale giranti, vi state preparando a quello che il vice segretario del Partito Democratico ha definito il papete di Natale? Ma quale papete? Ma quale papete? Orlando lo sa bene, lui viene da una cultura politica strutturata, sa che stiamo discutendo sul ruolo dello Stato, stiamo discutendo dei problemi di questo Paese, stiamo discutendo se la politica deve essere protagonista del futuro di questo Paese o deve abdicare e delegare ad altri soggetti che al momento non sono neanche conosciuti. Di questo stiamo parlando. Allora faccio io una domanda. Ma siamo sicuri che va proprio bene esautorare le funzioni politiche dei ministri, esautorare le funzioni della pubblica amministrazione per metterla nelle mani di soggetti che vengono scelti sulla base amicale? Abbiamo deciso che anche il merito in questo Paese non ha più senso, bisogna essere conosciuti e conoscenti o bisogna passare attraverso le selezioni che prevede la nostra Costituzione? Allora, siccome siamo ancora una Repubblica parlamentare, ci permettiamo di porre nelle sedi istituzionali questioni che attengono non a problemi delle singole forze politiche, che attengono al futuro di questo Paese. Senta, Ministro, però due cose. Uno, che intanto quando si dice, come ha detto Renzi al Paese, lo ha ripetuto ancora, il Premier chieda scusa, addirittura non si alza troppo l'asticella? Cioè, come si torna indietro da queste parole? Si torna indietro recuperando il senso delle istituzioni. Conte è un tecnico prestato alla politica e Conte sa che da Presidente del Consiglio di una maggioranza composita ha il dovere di tenere insieme in equilibrio questa maggioranza. E se decide di parlare alla sua maggioranza attraverso un'intervista, è evidente che sta facendo una forzatura che può avere delle reazioni. La nostra reazione è la reazione della dignità, di chi dice che ci sono problemi, che questo Paese non può continuare ad andare avanti con i bonus e con la cassa integrazione, perché, insisto, a marzo, quando finiranno i blocchi dei licenziamenti, questo Paese si sveglierà e capirà che per molti mesi milioni di persone sono state tenute con centinaia di euro di reddito perduti per effetto della cassa integrazione, sono stati persi centinaia di migliaia di posti di lavoro e centinaia di migliaia ancora le perderanno e creeranno ulteriore disequilibrio, perché la maggior parte, Ministro, di quelli, scusi, che perderanno il lavoro saranno donne. Allora non dobbiamo porci il problema di come intervenire sull'economia, di come intervenire sul lavoro, ora sulle ci politiche arrivo attive. A questo, però volevo chiederle, non accusate, Renzi non accusa Conte di fare quello che in fondo però ha fatto lui da capo del governo, cioè avere un giglio magico, decidere un po' tutto da solo, evitare le disintermediazioni con i sindacati che ora chiede, anche in qualche modo arrivare in aula con decreti quasi scavalcando un po' sempre il Parlamento? Ma scavalcando il Parlamento, intanto è una lettura forzata di quello che è stato fatto con il governo Renzi, ma adesso discutiamo di questo governo. Noi non siamo la Repubblica dei DPCM, quelli sono un'emergenza, ma non si possono affrontare tutti i temi con la stessa logica. Ora stiamo parlando di gestire centinaia di miliardi che vengono messi a disposizione non per fare una cortesia alle classi dirigenti, ma per recuperare disequilibri e per cercare di affrontare una fase che ci mette tutti a durissima prova, perché nessuno era preparato ad affrontare l'emergenza sanitaria così come si è determinata. Adesso però abbiamo bisogno di recuperare il ruolo della politica e delle istituzioni. E se lei mi fa il paragone con il governo Renzi non ha mai saltato le procedure parlamentari,
non ha mai pensato, anche noi abbiamo posto le questioni di fiducia, così come questo governo pone le questioni di fiducia, ma è la stessa cosa pensare di elaborare un progetto che satura il ruolo della politica, della pubblica amministrazione, delle regioni, che non interviene per rafforzare la struttura amministrativa e si pensa di fare questo non nel momento in cui si discute il disegno di legge di bilancio, si pensa di fare questo quando il disegno di legge di bilancio è già in Parlamento, si sa che già la Camera avrà difficoltà ad affrontare punto per punto quel disegno di legge e al Senato sarà solo una ratifica perché altrimenti non ci saranno i tempi e si pensa di inserire un ulteriore emendamento di questa natura dentro quel decreto. Senta, però... e non si ha la sensazione che si sta facendo una forzatura enorme, come ho avuto modo di dire nella riunione dei capi delegazione al presidente Conte, perché non siamo arrivati direttamente sulla stampa. Abbiamo chiesto due sabati fa al presidente del Consiglio di avere un testo. Abbiamo letto un'intervista e abbiamo avuto recapitato di notte alle 2 il testo che avremmo dovuto discutere in Consiglio dei Ministri. Cioè, non ci sono forzature di questo tipo che si possono accettare, almeno non per chi ha il senso ancora delle istituzioni. Una domanda che vuole porgerle, sì, Simona Ministro, Sala. Ministro, io questo lo capisco. A parte il fatto che volevo segnalare che in Commissione si sta andando avanti approvando tra maggioranza e opposizione insieme una settantina di emendamenti importanti. Quindi diciamo almeno lì nella sede parlamentare, esatto, sì, si lavora, diciamo, si lavora bene. Poi, come giusto che sia. Poi volevo dire questo. L'intervista al Paese è stata fatta dopo che Conte aveva detto ok, ci fermiamo, ne discuteremo quando torno. Quindi è stata un ulteriore insistere su una cosa su cui il Presidente del Consiglio si era fermato. Capisco le vostre obiezioni, no? Perché non mi possono presentare il piano sul Recovery Fund alle 2 di notte e quindi avete fatto anche bene a porla e anche con forza. Però insistere così sembra che ci sia qualche altra cosa. Oltretutto le chiedo una cosa, Ministra, tecnica. Cioè noi siamo uno dei paesi che riesce a spendere meno di tutti i paesi europei i fondi strutturali, perché abbiamo proprio un problema di burocrazia e di pubblica amministrazione. Cioè credo che ne abbiamo spesi neanche il 35% dei fondi previsti nel bilancio europeo. Cioè 35%. Allora forse una cabina tecnica di quelle professionalità che forse mancano anche alla pubblica amministrazione, che poi naturalmente le decisioni rimangono politiche, tanto che si era pensato Conte, Patuanelli, Gualtieri, lì per esempio mancava la rappresentanza di Italia Viva. Basterebbe quello? Basta una rappresentanza di Italia Viva? Non è un problema di rappresentanza, è un problema di contenuti, di merito e di metodo. Voi vi siete accorti che gli altri paesi, la Francia, ha pubblicato tutti i provvedimenti che pensa di fare con il recovery. Io ho contattato il mio collega francese e so che loro per l'agricoltura insisteranno molto, per esempio, sulla meccanizzazione. Lei lo sa che io da ministra dell'agricoltura non so ancora se la meccanizzazione e l'innovazione in agricoltura ci sarà o meno dentro il Recovery Fund. Lei lo sa che Ministro, noi siamo, però le voglio chiedere, scusi, ha segretato i progetti. Sceglierà i progetti? La incalzo perché ho poco tempo. È un problema di semplificazione. Allora abbiamo fatto un decreto semplificazione. Noi avevamo combattuto per ampliare, non si è voluto fare e non si fa la semplificazione per la pubblica amministrazione e si delega a un gruppo di amici che si scelgono sulla base Ministro, Ministro, le voglio chiedere, però se mi risponde sinteticamente, siete pronti ad una crisi di governo se Conte non fa marcia indietro? Con un'altra maggioranza che voi dite è possibile, ma con chi? Con la Forza Italia? Con la Lega? Noi vorremmo continuare a dare un contributo per risolvere i problemi di questo paese. Se invece si pensa che Italia Viva è superflua e se qualcuno pensa che le questioni che stiamo ponendo sono per visibilità, le nostre postazioni sono a disposizione, poi le maggioranze saranno decise in Parlamento. Tommaso Labbate, una domanda alla ministra Bellanova. Non lo sentiamo? Mi sentite? Sì, ecco, prego. No, io qualche giorno prima che intervenisse al Senato ho sentito Renzi, ho dato conto di questo colloquio sul Corriere della Sera e fra l'altro lui diceva una cosa molto interessante che è stata, come dire, un po' il leitmotiv di quello che diceva la ministra Bellanova prima,
e diceva: guardate che su questo punto di principio, cioè su come la sfida più importante di questo secolo, perché il recovery fund ha precedenti soltanto nel piano Marshall, bisogna coinvolgere in realtà il Parlamento nella sua collegialità, il Parlamento e il governo nella sua collegialità. Renzi dice: io ho messaggi sul telefonino di autorevoli esponenti dei comitati del no al referendum, cioè di quelli che mi facevano la guerra all'epoca, che mi dicono vai avanti. E questo è un punto, come dire, di principio. Dall'altra parte però devo far notare alla ministra Bellanova che è vero che comunque Renzi è sempre passato dal Parlamento quando faceva il governo, anche se ha il record di fiducia, ma che si è macchiato quel governo di una pecca che nessun altro governo in precedenza aveva fatto prima, cioè mettere la fiducia sulla legge elettorale, che poi è una cosa che però per un circolo poi della storia ha portato all'uscita del PD di quelli che adesso sono alcune delle prime file del governo, penso tra tutti l'onorevole Roberto Speranza, che adesso è ministro della salute. Per cui sì, esiste un punto di principio adesso, ma è un po' come se Renzi sollevasse, e cito questioni care al dossier del ministro Bellanova, la polemica, diciamo la migliore legge possibile per i vegetariani, pur essendo stato in passato un carnivoro ortodosso, perché è di tutta evidenza che il piglio di governo di Renzi avuto nella sua stagione di governo tanto dissimile all'approccio di Conte di questa fase non è, anzi. Ci aggiungerei anche che tornare alle urne forse non conviene a nessuno, ma soprattutto non conviene a Italia Viva, ministra Bellanova. E proprio questo le deve dare il valore della battaglia che stiamo facendo. Noi sappiamo di rischiare e di rischiare molto. Sappiamo che molti di noi non potrebbero ritornare in Parlamento, ma quando si crede nelle battaglie che si fanno si mette in discussione anche la propria postazione. E vorrei dire a Tommaso, ma voi pensate che si può mettere sullo stesso piano, per esempio, le scelte che sono state fatte dal governo Renzi con quello che è scritto in questo testo, laddove si dice i ministri, si badi bene, i ministri possono chiedere, bontà loro, un confronto ai responsabili di missione, se per caso non gli è chiaro qualcosa che stanno facendo i responsabili di missione. Cioè, io ministro devo non solo delegare le funzioni, la mia amministrazione che ha lavorato dal giorno di Ferragosto in poi per presentare progetti e progetti di qualità, perché la mia amministrazione sa come si gestiscono i fondi strutturali e ha presentato progetti di altissimo livello ai quali abbiamo lavorato in questi mesi. Devo chiudere, ministra, le voglio fare... missione, se per caso mi illuminano sulle scelte che loro stanno facendo. Ma questo vi sembra un processo democratico? Scusi, ministra, devo chiudere e le voglio fare l'ultima domanda. Concretamente, cosa volete? Cioè, deve ritirare la cabina di regia, Conte? Certo, vogliamo che si torni assolutamente a rispettare quello che prevede la nostra Costituzione. La nostra Costituzione non dà al Presidente del Consiglio neanche il potere di rimuovere i ministri. Immaginate se noi possiamo ammettere che si rimuovano completamente tutte le funzioni pubbliche. Questo non è accettabile. Gli è stato detto a Conte in tutti i luoghi deputati, glielo ribadiamo, e adesso dipende da lui che cosa vuole fare. Grazie, ministro Bellanova, per essere stata nostra ospite.